La nostra vita nel quotidiano, un dolore, un lutto nell'esistenza, perché tutti abbiamo un momento difficile, una separazione, un lutto, una separazione lunga, oppure incomprensioni in famiglia, divisioni, opposizioni a livello familiare, sono comunque momenti carichi di emotività. E quando riesci a gestirli non pensando a te stessa e a quello che senti tu, ma al modo in cui si può trasmetterlo e comunicarlo al meglio possibile ai propri cari. Faccio un esempio classico che è comunque sempre molto triste, la morte di un genitore oppure di un nonno in una famiglia. Come accompagni i tuoi cari? Come li aiuti a vivere questa prova? E così facendo impari ad attraversare e superare le crisi in un'impresa, che forse sono anche meno gravi, oppure comunque sono meno importanti di queste cose che ci toccano personalmente, che comunque sono prove dell'esistenza stessa. In questo modo però si impara a fare in modo che le persone che ti circondano, i tuoi collaboratori, riescano a superare la crisi sapendo cosa fare e come farlo, e come tutti insieme sia possibile uscire dalla crisi, perché è come se si mostrasse un cammino a loro. Questo cammino non sei tu, ma è la tua direzione, la tua visione.